Sindaco, due parole su questa manifestazione. Sì, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento sentito alla Podistica e a tutti coloro che oggi correranno. Chiaramente va ringraziato anche il signor Torricella che ci ha messo a disposizione, e credetemi che non è questa la prima volta in cui si mette a disposizione degli altri e delle iniziative della collettività, quindi un grazie a Carmine Torricella. Insomma, lavoriamo oggi in vista non solo, come dire, sempre all'insegna dello sport e dello stare bene, ma soprattutto in vista della tappa del Giro d'Italia, i cui preparativi stanno andando avanti. Si profila davvero una giornata molto impegnativa per la nostra città. Con grande gioia dei ragazzi abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura delle scuole perché il traffico è interdetto in molte zone della città. Ecco, attendiamo questa giornata molto impegnativa, ma che siamo sicuri sarà un grandissimo successo per la nostra città e forse per tutto il comprensorio territoriale. Dopo il sindaco, la parola la lascio a Carmine Torricella per illustrare questa giornata. Grazie, do il benvenuto a tutti i partecipanti, dal presidente della Podistica che insieme abbiamo organizzato questa manifestazione, all'amministrazione, ad Angiolino che sia a livello sportivo sia a livello sociale è uno che veramente sta facendo grandi cose. Abbiamo organizzato questa giornata insieme, non è tanto una corsa, è una manifestazione, un camminare, diciamo, nell'attesa di questo Giro d'Italia che per noi città di San Salvo veramente è un qualcosa di importante. L'abbiamo sempre visto nei paesi vicini e limitrofi, stavolta lo vediamo da noi. Lo vediamo da noi e tutte le manifestazioni che l'amministrazione ha preparato è proprio una preparazione notevole. Abbiamo il vice sindaco e l'assessore allo sport, quindi colui che rappresenta anche istituzionalmente quello che stiamo facendo, l'architetto Chiacchia, al quale ovviamente lascio la parola per un saluto a tutti quanti i partecipanti e per un significato di questa manifestazione. Grazie Pasquale, io mi associo a quanto detto il sindaco precedentemente al mio intervento. Oggi è una giornata di festa, una giornata di festa dello sport, e dobbiamo ringraziare davvero la Podistica San Salvo per quello che sta facendo nell'ambito dello sport a San Salvo, e non solo a San Salvo ma dovunque va e porta il nome alto della città di San Salvo. Vorrei ringraziare davvero la Torricella Ferramenta che è diventata parte attiva della Podistica San Salvo con la sua partecipazione del suo titolare Carmine Torricella che abbiamo sentito prima nell'intervista. E la città di San Salvo, l'amministrazione comunale di San Salvo ringrazia davvero tutti per questa manifestazione di oggi, ma non solo, per tutto quello che farà nel futuro nello sport. Michele Colamarino, che penso che qualcuno di voi già lo conosce bene. Allora Michele. Grazie Pasqualino, io sono onorato di vedervi qua questa mattina così numerosi. E ringrazio qui nella mia sinistra Nicola Argirò, consigliere regionale, presidente, aiutami, commissione turismo della regione Abruzzo. Poi abbiamo l'assessore Giancarlo Lippis, l'assessore alla manutenzione del comune di San Salvo. Noi come società abbiamo subito accettato la proposta dell'assessore Angiolino Chiacchia di organizzare un evento per questa bella manifestazione che ci sarà il 10 maggio a San Salvo. Non ci abbiamo pensato più di una volta, abbiamo subito aderito, questo grazie a Torricella Carmine che ci sponsorizza, perché senza uno sponsor tantissime manifestazioni non si potrebbero fare, quindi io lo ringrazio vivamente e ringrazio il sindaco, sempre gentilissimo nei nostri confronti. Io vi saluto, tra un po' partiremo, grazie a tutti. Allora, pronti, partenza, via! Time is
Bye.
spero l'anno prossimo che anche senza il Giro d'Italia possiamo riconfermare una data come questa, un po' per solidarietà, diciamo, a un po' tutto il gruppo e soprattutto a questa grossa famiglia della polistica che è nata. Io sono uno degli ultimi entrati in questa famiglia e devo dire che sono stato accolto veramente in un modo meraviglioso da tutti quanti, specialmente dal presidente. Assessore Faienza, gli facciamo dire due parole. Bellissima iniziativa, complimenti a tutti. Non voglio rubare spazio soprattutto a chi adesso si sta un attimo rifocillando. Buona giornata, buona domenica e ricordiamoci del Giro d'Italia. Grazie.